Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, settima giornata di Fantacalcio di Serie A, torna ovviamente il salotto del Fantacalcio dopo la live che abbiamo fatto per il turno infrasettimanale e Claudio, e quindi salutiamo nuovamente Salvo che torna dal turno di squadra. Torno dopo la squalifica, meritata, ahimè, stavolta sono indiviso, e quindi posso darvi tutti i consigli che volete. Esatto, esatto, anche perché è una giornata incredibile, si parte col derby, poi c'è Juve-Napoli, ci sono partite, belle partite tanti, molto molto belle, quindi si parte sabato alle ore 15 allo Stadio Olimpico, Roma-Lazio. E per Claudio c'è il primo dei giochi di coppie di questa puntata. Allora, Dzeko è un der, che quindi Dzeko penso tornerà ovviamente titolare, oppure Immobile e Luis Alberto. Ma è un gioco di coppie un po' particolare, diciamo, sono giocatori che secondo me sono da mettere tutti a quattro. Perché in un derby, come dico sempre, secondo me sono soprattutto i giocatori offensivi sono da mettere. Leggermente meglio magari Dzeko un der, magari perché c'è il fattore del tipo. Sì. Magari un po' meglio. Però in tutte e quattro, diciamo, si possono schierare. Sono da schierare, sì. Salvo invece in difesa chi prendi da entrambe le parti? È proprio perché anche io consiglio molto i giocatori offensivi. I difensori non sono molto consigliati. Se devo prenderne qualcuno, Manolas posso prendere, Florenzi e Acerbi come giocatori più di spicco, anche Kolarov, però preferisco di più Florenzi sulla fascia destra. Ci può stare, magari con Lulic ha vita facile rispetto a Marusic, che è molto poi Florenzi sente molto il derby, quindi esatto, può esaltarsi. Esatto, esatto. Claudio, invece appunto in un derby del genere, quindi animi molto focosi, certo, clima teso, si possono escludere a prescindere De Rossi e Lucas Leiva? Ma non sono da escludere, diciamo, sono giocatori che si possono mettere anche da terza fascia, seconda fascia. De Rossi più di Leiva perché magari sente di più questo derby, quindi ci può stare. Ovviamente c'è di meglio a partire appunto da Savic, da Luis Alberto, da Pastore, sì, quindi sono giocatori più offensivi e più tecnici. Sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium si affrontano Juventus e Napoli, quindi prima contro seconda, subito il big match di questa Serie A. Salvo chi fra Chiellini e Koulibaly? È proprio il primo big match di Cristiano Ronaldo questo, sì, quindi Ronaldo, Dybala in forma, eviterei la difesa del Napoli. Se devo metterne uno magari Koulibaly, ma proprio da ultimi slot secondo me. Preferisco di più la difesa bianconera, con Chiellini in questa partita si esalta a livello di voto. Cancelo, mi sì, piace anche. Gli altri difensori un po' meno, Sandro meno. Se devo prendere qualcuno questi. Sì, sì, sì. Adesso tocca a te, il primo gioco di coppia è per te. Allora, Pjanic e Matuidi oppure Zielinski e Haaland? Allora, prendiamo Pjanic e Zielinski, sì, quelli più tecnici, sì. Gli uomini di maggior qualità. Sì, gli altri magari sono un po' a rischio giallo, nonostante posso portare buoni voti, siamo tu di che Allan, sì, però possono anche portare il cartellino, preferisco la gente più tecnica, sì, in questa partita. In queste partite ovviamente con la tecnica si vincono. Claudio, a proposito di tecnica, questo Insigne è stato di grazia, sì, l'uomo ovviamente più tecnico del Napoli probabilmente. Si mette anche allo Stadium o si lascia fuori? Si mette, però non è una prima scelta, diciamo, potrebbe rischiare contro la difesa della Juventus, come sappiamo la Juventus è solida, quindi si può mettere, però non da prima scelta, ecco, se avete di meglio potete anche tenerlo fuori. Sì. Andiamo a San Siro dove si affrontano Inter-Cagliari, sabato alle 20.30, sempre tu Claudio, Handanovic può essere imbattuto e De Vrij da 6 e mezzo, comunque da modificatore. Sì, tutta la difesa può far bene, Handanovic si può schierare ovviamente, De Vrij meglio screener anche, comunque può portare voti migliori, in generale comunque meglio la difesa dell'Inter rispetto a quella del Cagliari. Salvo in attacco può arrivare il primo gol di Politano, il primo timbro, il primo assist, qualcosa del genere. Ah, l'assist forse l'ha portato. Sì, sì, alla prima giornata contro lui. Può anche portare questo gol, sì. Dipende se gioca, perché Candreva in questo momento, sì, sta facendo molto, sì, bene. Molto bene. Può essere ancora confermato Candreva, ma Politano comunque si può anche azzardare, perché col Cagliari non sarà una partita molto complicata. Icardi può ripetersi nuovamente nell'Inter. Nel Cagliari vedo un po' male Pavoletti. Sì, assolutamente. Claudio, invece a centrocampo chi prendi da entrambe le parti? L'Inter Nengolan in particolar modo, e Candreva appunto che sta facendo bene, e il Cagliari Barella che se è stato di forma può essere devastante. Sì, può essere messo anche a San Siro. Andiamo a domenica alle 12.30, il lunch match prevede la sfida al Dallara fra Bologna e Udinese, Salvo, Santander o Lasagna? Ma non è una partita che mi entusiasma, magari proprio perché ora di pranzo Lasagna. È bella, questa è bella, questa è bella. Non me la sono preparata, è venuta spontanea. Esatto, si vede quando non è preparata. E quindi lasagna a ora di pranzo, puoi avere, sì, un pranzo gustoso. Esatto, magari un po' gustoso o... diciamo, una delle due. Sempre tu a centrocampo sono da schierare, forse sono i migliori interpreti nei rispettivi reparti, Gemayli da una parte e Fofana dall'altra. Sulla carta forse sì, Gemayli nel Bologna,
magari Fofana non è il migliore dell'Udinese perché c'è De Paul che è stato fenomenale. Sì, per me è un offensivo. Però sul classico è un centrocampista, quindi De Paul, anche Fofana comunque non è una cattiva idea. Gemelli comunque non da prima scelta, però. Si può mettere per la presenza, però non di più. Sì, 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 sì. Claudio, invece in difesa si può schierare l'ex di turno, ovvero Danilo? Perché no? C'è sempre questo intrigo degli ex che fanno male, quindi Danilo si può schierare. Nell'Udinese, Nuitink sta facendo dopo il bene, gol, sì. Che poi non era stato un gol, ma è un gol. Sì, però diciamo che è ispirato. Esatto, esatto. La prima partita di domenica alle ore 15 al Bentegodi è la sfida fra Chievo e Torino. Claudio, Belotti invece questa volta può essere considerato da seconda fascia magari? Sì, si può essere schierato da seconda fascia contro il Chievo, dentro casa non sarà facile, potrebbe essere una partita chiusa. Però ovviamente si può mettere, nel Chievo si può azzardare Stepinski anche da subentrante, comunque potrebbe colpire. Mentre appunto è Belotti, comunque si può mettere. Chievo che deve togliersi quel meno uno dalla classifica, sì. E quindi Salvo, si può mettere un centrocampista come Birsa, che è un po' la luce, l'anima, sì, insieme a Giaccherini del Chievo, oppure preferisci per esempio Maite? No, preferisco Birsa e Giaccherini appunto, perché sono le uniche fonti di luce, sì, esatto, di gioco del Chievo, probabilmente giocheranno entrambi all'inizio, quindi si possono schierare. Maite comunque non è una cattiva idea, è anche meglio dei vari Radovanovic e Temai, sì, lo preferisco. Assolutamente sì. Claudio, Tomovic e Moretti invece in difesa sono sconsigliati? Sì, perché comunque c'è di meglio, ad esempio nel Torino si può schierare un Culù e nel Chievo si può schierare Rossettino ad esempio. Andiamo avanti ovviamente con la nostra analisi della settima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta domenica alle ore 15. Salvo, chi prendi in difesa da entrambe le parti? Allora, nella Fiorentina un buon nome può essere Pezzella e anche Biraghi, sono due che mi ispirano per questa giornata. Nell'Atalanta un nome che posso scegliere è Toloi, perché gli altri contro la Fiorentina è dura, mentre Toloi può portare un buon voto, penso. Sempre tu, in attacco può esserci il primo gol di Zapata? Potrebbe esserci, sì, ma comunque non lo schiererei da prima fascia, forse neanche da seconda. Preferisco Simeone e Chiesa, che in questo momento è in uno stato di forma, sì, eccezionale. Straripante, Chiesa. Claudio, invece a centrocampo, Veretù o De Rugni? Ai centrocampisti dell'Atalanta non mi stanno entusiasmando, non stanno facendo molto bene in questo inizio campionato, quindi andrei più su Veretù, Benassi e Chiesa appunto. Sì, quindi meglio ovviamente la Viola. Sì. Frosinone Genoa domenica alle ore 15, Claudio, Salamon o Spalletti? Salamon da escludere, così come tutto Frosinone, non ci stanchiamo mai a ripeterlo perché attualmente è poca roba. È l'unica cosa che possiamo dire, non mettete giocatori. Pochissima roba, cioè non, niente. Poca roba. Quindi Spalletti si può schierare, chissà, così come Criscito, sì, meglio di Spalletti. Soprattutto Criscito, infatti. Salvo, meglio tenere fuori da una parte Cipsa, per chi ce l'avesse, e dall'altra Iliamar. Anche se Cipsa, comunque, se volete un voto, con la Roma ha preso 6 a me. Ha preso anche un palo. Stava segnando. A fine e anche altre partite ha preso anche la sufficienza, quindi comunque se volete un 6 magari si può anche schierare. Ottimissimo, sì, slot. Sì, per chi l'ha preso ovviamente. Esatto. Iliamar si può evitare nel Geno, sì. Si può preferire Romulo. E Lazovic, che comunque ha fatto sì, il suo, anche l'ultima, esatto, partita. Sì, sì. Sì. Claudio, si può azzardare Kouame in attacco, oltre ai soliti Piontek, ormai non ci stanchiamo più di dirlo. Piontek... Come diciamo del Frosinone in negativo, diciamo di positivo per più. Qualsiasi partita segna, quindi figuriamoci in questa. sì, si può azzardare Kouame anche, Maideros e Pandu, diciamo, metteteli tutti. Esatto, dai, l'attacco del magari qualcuno gioca. Si può riconfermare. Altra sfida fra neopromosse, Parma-Empoli, domenica alle ore 18 a Tardini, Salvo, Inglese e Caputo, si possono schierare entrambi? Inglese sicuramente sì, perché in questa partita segna Inglese. Sì. L'ha fatto, segnava anche col Chievo contro queste squadre, anche col Parma gli sta dimostrando così, quindi Inglese da mettere. Caputo, il terzo gol di fila, può arrivare, non lo so. È in buona forma. In un buon stato di grazia, anche rigorista, si può anche schierare. Un slot, sì, magari. Può essere una buona idea. Ci può stare. In difesa invece chi prendi fra i due baluardi veterani, Bruno Alves e Silvestre? Fra i due forse un po' di più Bruno Alves, insieme a Gaiolo, che specialmente in casa stanno facendo buonissime prestazioni. Sì. Nell'Empoli Di Lorenzo, uno che schiererei. Spinge, quindi va schierato. Cosa, Zaic torna dalla squalifica e torna ad essere schierabile? Sì, torna ad essere schierabile, è il giocatore di più qualità del centrocampo dell'Empoli. Sì. Si può schierare, nel Parma invece i tre, diciamo, Sulaz, Rigoni e Barilla possono portare la sufficienza, sì, quindi diciamo non vi aspettate grandi cose, ma si possono azzardare. Domenica alle 20:30 al Mapei Sassuolo Milan, Claudio, Lirola o Rodriguez? Giocano contro la stessa fascia, chi vuoi? Andrei su Lirola perché lo vedo molto in forma, è anche molto spesso propositivo rispetto agli anni passati,
Quindi preferisco Di Rolli rispetto a Rodriguez, anche se sta facendo bene Rodriguez. Sì. Salve, invece cosa mi dici a centrocampo dell'ex Locatelli? Ma ti dico che anzitutto non è sicuro che gioca, perché comunque c'è Magnanelli, sì, che il suo lo fa sempre. Non è una prima scelta assolutamente. Meglio nel Milan e Buonaventura, che sì, sono i due giocatori che spingono di più, sì, nel centrocampo. Senza dubbio. Claudio, in attacco invece Suso o Berardi? Berardi ha fatto 4 gol, anni gol fa. Anni ha fatto fa esonerare Allegri al Milan. Sì, chissà. Schieratolo però da terza fascia, da ultimo slot. Suso sicuramente meglio, sì, così come Higuain, se dovesse recuperare, anche se è in dubbio. Non è in dubbio, è semplice. Quindi in caso c'è Çalhanoğlu e Coutinho. Sì. Occhio che tra l'altro Suso ha fatto un gol l'anno scorso pazzesco a Sassuolo. Sì, attenzione, appunto, il Sassuolo comunque è in ottima forma. Sì, questo sì, terza forza del campionato. Sì. E può dire la sua anche in questa partita. Sì, secondo me non è scontata questa partita assolutamente. Si può schierare anche ad esempio Babacar, che sta facendo l'ex Boateng, no? Boateng. Esatto, anche l'ex Boateng, consigliatissimo. L'ultima partita di questa settima giornata si concluderà, si giocherà a Marassi lunedì alle 20:30 la sfida fra Sampdoria e Spal. Salvo, un nome per parte in difesa. Allora, nella Samp, Andersen. E ti dico anche Berezinski, sono due che mi piacciono tanto. Nella Spal invece non ti so dire un nome, perché i tre centrali secondo me faranno fatica, sì, e gli esterni sono centrocampisti, sia Lazzari che Fares, quindi esatto, si possono evitate i centrali, sì, e mettete Lazzari. Esatto. Tra l'altro Andersen ha già preso un po' l'eredità di Skriniar, mi sembra. Sì, ma l'ha detto Giampaolo, sì, può anche diventare più forte di Skriniar, esatto, detto. Esatto, staremo a vedere. Sempre tu in attacco, De Frel più di Antenucci o viceversa? Allora, partono alla pari secondo me, forse più Quagliarella di tutti e tre, di tutti e due, sì. Se devo fare tra De Frel e Antenucci metterei comunque De Frel per il fattore casa. Sì, ci può stare assolutamente. Ultima domanda per Claudio, più che domanda è un po' un azzardo, una scommessa per uno che ancora non è riuscito a dimostrare le sue qualità alla Sampdoria. Si può dare una chance a Yanto se dovesse giocare, se dovesse prendere voto? Ma non lo fanno giocare, Yanto. Io lo schiero sempre, sperando, ma appunto, schieratelo però appunto solo se avete certezza in panchina che vi possa subentrare qualcuno titolare. Sì. Quindi si può schierare, sì. Meglio sicuramente Linetti attualmente, sì. Parrette per la sufficienza. Più che altro, esatto, Giampaolo preferisce sempre i soliti, Barreto, Linetti, Ekdal, ormai si è fatta questa scelta. Yanto sei forse la quinta scelta. Praticamente, attualmente. Però per la spesa che è stata fatta, 15 milioni. Un peccato per la Sampdoria, in effetti. Molto molto strano, anche perché partiva quasi, non dico com'è, un semi-top, si poteva anche definire forse un semi-top. Io sinceramente ci ho speso 25 su 600, che non è poco. Te la sei vista con me, perché comunque lo volevo anch'io, per cui dico. Per adesso mi è andata male, è spero molto comunque. Strano, molto strana questa scelta da parte di Giampaolo, che comunque vuole affidarsi forse ai fedelissimi dello scorso anno, ci può stare, magari non si è integrato bene nei meccanismi. Il campionato è lungo comunque. Esatto, dopo questa breve digressione, quindi blu cerchiata, chiudiamo questa settima puntata del Salotto del Fantacalcio. Io ovviamente ringrazio Claudio. E salve. Alla prossima. Vi ricordiamo sempre di ovviamente non commentare con tutta la rosa, perché non abbiamo tempo a disposizione per rispondere a tutti, perché siete fortunatamente tantissimi con questo turno infrasettimanale, esatto, pesantissimo. Quindi diteci solo 2-3 dubbi, noi subito ve li risolveremo ovviamente in tutti i nostri canali, quindi YouTube, quindi Instagram e quindi Facebook. Attivate la campanellina per ogni video di Fanta World. Cosa dirvi? Buona settima giornata, buon Fanta a tutti, un saluto da Fanta World.